lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per non perdere nessun video. Arriviamo a 10 mi piace e nuovo episodio con questa nuova serie. E quindi lasciate un bel mi piace, godetevi il video, ma prima la sigla. Ci vediamo dopo la sigla. Detto Gigi, nacque a Como il 24 febbraio 1943. È stato un calciatore italiano di ruolo ala. Iniziò a giocare nelle giovanili del Libertas San Bartolomeo e finì praticamente, fu subito visto dal Como in Serie B, che lo fece esordire subitissimo in prima squadra, segnando 3 gol in 25 presenze. Nel 62, dopo l'esperienza al Como, passa al Genoa, fa 42 presenze e 7 gol. Poi nel 64 viene ceduto al Torino per una modica cifra di 300 milioni di lire, che all'epoca per un 21enne erano tanti. Sicuramente col Torino ha fatto molto di più, perché ha fatto 103 presenze con 22 gol. Fu paragonato in quegli anni a George Best, che giocava allo United, e in tutto in Serie A fece 145 partite e segnò 29 reti. Fu appunto paragonato a George Best per il suo dribbling imprevedibile, che spiazzava i difensori e arrivava spesso uno contro uno con il portiere. All'età di 2 anni, dopo essere appunto nato, all'età di 2 anni perde sia la madre che il padre, e poi lui inizia come primo lavoro il disegnatore di cravatte di seta e si dedica anche alla pittura, come fece anche nella parentesi a Torino, durato 3 anni. Cresce nelle giovanili del Como, dopo aver esordito in prima squadra in Serie B. Viene ceduto a Genoa, che in quegli anni viene allenata da Benjamin Santos, e finisce all'ottavo posto e conquista per la seconda volta la Coppa delle Alpi. E invece in quegli anni anche viene stabilito il record dal portiere generale Mario Pozzo di imbattibilità.
Nel 64 viene ceduto al Torino per la modica cifra di 300 milioni di lire, questo l'ho già detto. Fu soprannominato Farfalla, con l'illusione del suo stile di gioco e i suoi costumi anticonformisti. Alcuni tifosi lo chiamavano Calimero, ma poi successe di tutto perché proprio in quell'anno Orfeo Pinelli, presidente della Juve, lo vuole proprio dall'altra parte di Torino. Per la modica cifra, c'era l'accordo tra il Toro e la Juve per una modica cifra di 750 milioni di lire. Ma i tifosi cominciarono a fare insurrezione nella piazza, e allora questo affare saltò per appunto questa rivolta. E poi a San Siro batte praticamente da solo l'Inter di Elenio Herrera, tutta italiana, che era praticamente tutta l'Italia. Costringendo appunto l'Inter, dopo 3 anni di risultati utili, vale a dire vittoria e pareggio, a perdere la sua prima partita dopo 3 anni. Con l'Italia Under 21 nel 64 segna due gol, in due presenze un gol, e invece con l'Italia Maggiore dal 66 al 67 sei presenze, due gol. La tragedia a Torino, proprio in corso Umberto, in corso Re Umberto del civile 46, con il suo amico, appunto con il suo amico Fabrizio Poletti, viene attraversano la strada dove vengono investiti, dove Gigi viene investito a una gamba da una Fiat 124 coupé, e poi Poletti viene colpito di striscio mentre Meroni viene investito alla gamba sinistra, che fu balzato in aria e viene trascinato il corpo per 50 metri dall'altra parte da una lanciappia che era guidata da Attilio Romero, che nel 2000 diventò presidente del Torino. Pensate che coincidenza. Viene portato all'ospedale Mauriziano, appunto Gigi, con gambe e bacino fratturati e con un grave trauma cranico. Purtroppo morì poche ore dopo alle 22:40. Poi nel suo appunto lui dopo la sua morte, la settimana proprio della sua morte, la settimana dopo c'era il derby con la Juve, che lo aveva praticamente cercato. Appunto una grande celebrazione per appunto ricordare Gigi. Ragazzi, allora io direi che il video può finire qui. Vi ringrazio. Noi ci vediamo a un prossimo video. Qui da Jacopo è tutto. Ci vediamo, bella. Voglio fare una petizione contro la EA Sports. L'Electronic Arts che deve mettere Gigi Meroni su FIFA. Io l'ho creato, come avete visto, ho fatto un bozzo della sua icona. Spero vi piaccia. Comunque, io vi lascio il video. Io vi lascio. Io spero vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo prossimo video. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every